Siamo qui all'officina della birra con il team I Malandrini. Allora, io devo dire che questa giornata è veramente riuscita un po' per appunto tutte le società, soprattutto per voi. Abbiamo qua appunto due vittoriosi, i fratelli. Allora, a voi la parola, com'è andata? È andata molto bene, per un match mi è sembrato di essere un po' scorretto, nel secondo mi sono dato meglio e ho portato a casa due magnifiche vittorie. Come hai trovato il tuo avversario? Il primo è stato abbastanza bravo, era un po' a corto di fiato, invece il secondo è stato molto bravo. Allora, sentiamo appunto tuo fratello e poi andiamo dal coach a sentire le sue impressioni. Ciao. Ciao, com'è andato il match e complimenti per la vittoria innanzitutto. Allora, ho pareggiato, ma per me è stata una vittoria, calcolando che è il primo incontro che faccio dopo un anno di fermo. Mi sono allenato con il mio maestro Luca, dovevo allenarmi di più sul fiato perché a un certo punto del match mi mancava il carburante ed è per questo che sono andato calando, quindi ho pareggiato. Però diciamo che sei stato contento appunto delle tue prestazioni. Sì, vediamo se ha la stessa impressione appunto il tuo coach. Allora, ciao a tutti, ecco. Sì, condivido abbastanza. Mago è stato veramente bravo, ha portato a casa due match, uno contro un ventenne nonostante i suoi 15 anni, in modo abbastanza tranquillo, senza fare grandi cose, ma comunque portando a casa comunque dei buoni match. Omar, nonostante una lunga pausa dovuta a lavoro e infortuni, ha ripreso a allenarsi da poco, ma comunque ha pareggiato un match contro un avversario valido e abbastanza allenato. Senti, sei contento dei tuoi allievi? Sono contento, sì. Dopo, l'organizzazione è sempre stata ottima come al solito e nonostante i lunghi tempi di attesa siamo sempre contenti di venire qui. Sei felice di venire qua a Fisica Lombardia, quindi? Sì. Senti, sì. Allora ti vedremo anche nelle prossime date? Sicuramente, non ne mancheremo una. Senti, allora, sentiamo un attimino il programma che avrai appunto per il prossimo futuro di questi baldi giovani. Allora, lavoreremo sempre sulle due volte mensili qui all'officina della birra e porteremo avanti il programma istituzionale con la nostra federazione, sperando che le cose vadano bene per tutti. Ci siano un po' meno diatribe, ci sia un po' più di possibilità per i ragazzi di combattere. Allora, noi vi facciamo un grosso in bocca al lupo appunto per questa cosa. Ringraziamo gli amici di Budo International per l'intervista e la Fisca Lombardia per la splendida giornata qui all'Officina della Birra. Vi diamo un buon benvenuto appunto per il prossimo evento che si svolgerà il 15 novembre appunto qui all'Officina. E un grosso in bocca al lupo e complimenti ancora per i tuoi allievi, complimenti ragazzi per le vostre vittorie e comunque anche pareggi. Avete dato tutto sul ring, il vostro maestro è contento, diciamo che non potevate ottenere di più dalla giornata. Bene. Allora, vi aspettiamo appunto alla prossima data della Fisca Lombardia. Grazie a tutti. Sempre presenti. Andiamo.